Let's go, bitches! Oggi un video abbastanza particolare. Come sottofondo sempre una cam, sapete, vi porto sempre un gameplay alla fine che vi possa piacere. Una cam, quindi, perché è quello che piace di più alla gente quando vede qualcuno giocare in pubblico. Non penso che sennò vi divertivate a guardare uno che faceva risultati normali così. Anche se non è una cosa mia solita fare, perché solitamente quando gioco mi vengono abbastanza facilmente le cam, fortunatamente. E comunque, quello di cui voglio parlarvi oggi, mentre stavo facendo un modellino per un, diciamo, per una lezione di domani, mi ero dall'alto di un comodino, quindi parliamo di una, stronzata tagliando il poliplatto utilizzando una sorta di bisturi, la lama del bisturi è partita e mi sono tagliato la parte, diciamo, quella sopralunghia del pollice sinistro, che il pollice sinistro, come sapete, uno quando usa il joystick la usa per correre. Quindi mi sono tagliato veramente male, sarebbe un taglio da metterci i punti, però non li voglio mettere, per prima cosa perché fanno malissimo, seconda cosa spero mi guarisca ugualmente così tenendola attaccato con i cerotti e con altre cose, magari si rimargina velocemente, e quindi al momento sono, diciamo, impossibilitato, sono, diciamo, un disabile a giocare, sono disabile perché ho questo problema che non riesco a giocare perché mi fa veramente male il dito. Me lo sono fatto tra l'altro poco fa, quindi ora che state sentendo il video sono passate penso 12 ore o una cosa del genere. Comunque, come vi dicevo, mi sono fatto abbastanza male, quindi non so se riuscirò a portarvi altri video di qualità o belli come state vedendo ora, o se riuscirò a farli, perché sono proprio impossibile da toccare il joystick, mi fa veramente male, e poi dall'altro ho paura che potrebbe succedere qualcosa se lo uso. Quindi cosa farò? Bene, cosa farai, Bauer? Ecco, queste sono le, diciamo, i miei pensieri, mi piacerebbe che anche voi partecipaste a questa mia decisione. Vi porterò video di altri giochi, giochi in cui non richiedono un grande uso magari del pollice sinistro, o magari giochi per computer che a me piacciono, come per esempio Dark Souls, che ce l'ho anche per computer, o se no giocare a giochi dove non devo magari tanto usare il pollice, o se no fare un piccolo stop fino a che non mi riesco a riprendere, o anche utilizzare alcuni miei vecchi video, perché come sapete io ho centinaia di cam sul mio desktop, sul mio hard disk da 1 terabyte. Veramente c'ho un... Ieri tra l'altro ho dovuto cancellare una cosa come 50-60 video perché l'avevo quasi riempito con i video di Ghost. E comunque bene, quello che stavo pensando è di riutilizzare magari qualche vecchio video che secondo me hanno alcuni molto carini che vi possono piacere, magari solo per qualche giorno, il tempo che la ferita si attacchi e si formi la crosta, perché quello è il problema, non è che né il dolore è il problema, è il fatto che è un taglio molto profondo, quindi praticamente si deve riattaccare la parte di carne all'altro pezzo di carne, perché è una sorta di cosa strana, non so come spiegarvelo, e quindi, come posso dirvi, tutto qua. Queste sono le mie idee su cosa continuare con il canale. Come sapete continuerò sempre a fare Battlefield e altri COD. Ovviamente ora avete visto il competitive. Spero vi sia piaciuta, anzi, la scrim che abbiamo fatto l'altro giorno e che ho uploadato, perché secondo me è stato molto, è stata molto bella, molto sentita pure come quando giocavamo. Comunque spero che questo non sia, diciamo, questo problema al mio dito, spero non influisca sul, diciamo, sul giocare competitive, anzi spero di guarire il prima possibile per ritornare on the grind nel, diciamo, nell'allenamento per il COD World Championship. Sono molto felice del team e sono veramente contento di giocare con quelli che sono i miei vecchi team. Comunque, ritornando al tema principale. Power, ti sei fatto male e sei un coglione, va bene, questo si sa. Che devi fare ora? Che devi fare? Ecco, questo vorrei che me lo diceste anche voi, cosa vorreste che facessi. Cioè, io pensavo magari di uppare qualche video di qualche gioco dove magari non mi serve tanto il pollice, dove riesco a giocare tranquillamente senza utilizzarlo magari al PC, ma qualche gioco bello, ragazzi, non è che vi porto una cazzata, vi porto qualche gioco bello che magari vi fa vedere anche magari un gioco che non conoscete, una tipologia di giochi, comunque. Quindi cercherò sempre di fare un gameplay abbastanza valido da portarvi, non di certo non vi porto qualche stronzata, quindi sicuramente quello. O se no, fare un video di diciamo, non lo so nemmeno io, ma diciamo così, o se no riutilizzare qualche video che non avete ancora visto, che ho io nell'hard disk e ancora non ho caricato, perché magari me ne viene uno un giorno e dico dai, non mi va di caricare quello vecchio, di cercarlo, utilizzo quello che ho fatto oggi e così via.
se no fare uno stop o rallentare i video, non farne più nel giorno fino a che non guarisco. Non lo so, non so cosa farò. Vorrei che voi mi aiutaste in questa decisione perché mi piace sempre, diciamo, parlare con voi, eccetera, eccetera. Quindi, se vi va, passate anche sul canale di Facebook, perché, cioè sul canale, sulla pagina di Facebook, perché la uso molto per comunicare con voi, specialmente nei messaggi. Magari non riesco a rispondere a tutti perché mi arrivano veramente troppi messaggi al giorno e sono pure abbastanza impegnato, però quando ho tempo rispondo a quei 20-30 messaggi che mi arrivano giornalmente, comunque, diciamo a quelli che riesco alla fine. Comunque. Lasciando questo, mi sono fatto male, spero di non avervi annoiato con questo commento, ma vi volevo avvertire. Questa è la fine del video, let's go bitches, al prossimo video.